Summer, la D&G Passe Tedeschi, la CTS 7 Team multinazionale degli spettacoli, acquisisce il 60% della società che organizza i concerti lucchesi. Mimmo D'Alessandro rassicura, il festival sarà ancora più forte. Differenze e vinci, concorso di sistema ambiente, sconto di 80 euro sulla tassa rifiuti per chi dimostrerà di eccellere nella raccolta differenziata. Prolungata la pista ciclabile sulla via Sarzanese a Sant'Anna, 170 nuovi metri percorribili tra via Nerici e via Vecchi Pardini. La musica in sala parto, anche all'ospedale San Luca le partorienti potranno ascoltare i loro brani musicali preferiti durante il travaglio e anche dopo. Alla ricerca della vittoria perduta, Lucchese impegnata venerdì sera al Porta Elisa nell'anticipo contro l'Arezzo. I rossoneri non vincono da 2 mesi e mezzo, rientra Arrigoni e Scechilazze va in campo fin dall'inizio. Andreucci al CIR, si può ancora fare, entro pochi giorni il grande campione garfagnino scioglierà le ultime riserve sulla sua eventuale partecipazione al campionato italiano rally, probabilmente ancora con la Peugeot 208 T16. Cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo con questa notizia davvero importante, la da Alessandro e Galli, Passa e Tedeschi della CTS 7 Team, che acquisiscono il 60% della società che organizza i concerti lucchesi, anche se Mimmo D'Alessandro rassicura che la manifestazione così sarà ancora più forte, particolari nel servizio. Passa in mani tedesche la da Alessandro e Galli, la società che da oltre 20 anni organizza i concerti del Lucca Summer Festival. Il colosso degli eventi musicali, CTS Event Team, con sede a Monaco di Baviera, ha infatti acquisito il 60% delle azioni della D&G. CTS Event Team è uno dei principali fornitori internazionali di servizi di biglietteria e intrattenimento dal vivo e organizza eventi del calibro di Rock Am Ring, Hurricane e Southside, e con la da Alessandro e Galli può entrare in grande stile sul mercato italiano del settore. Cambierà qualcosa per il Lucca Summer Festival? Mimmo D'Alessandro, dalla sua base al Lido di Camaiore, fuga subito qualsiasi timore. Il festival lucchese, dice, rimarrà così com'è. E intanto non cambia assolutamente niente, perché la società rimane da Alessandro e Galli, io rimango l'amministratore delegato, la struttura rimane quel che era. Abbiamo soltanto un partner, un socio in più, un socio che noi conosciamo molto bene perché collaboriamo da anni con queste persone, gente che fanno il nostro lavoro, è uno dei gruppi più forti al mondo, uno dei primi al mondo di questo settore, quindi, ed era una scelta necessaria perché non c'è più spazio per il mondo indipendente, perché oggi la globalizzazione purtroppo ti stridola, ti mangia, per stare a passo con gli altri era un passo che dovevamo fare per forza, era inevitabile. Il gruppo quindi va avanti più forte e non cambierà niente per il Summer Festival, ad esempio? No, anzi, può solo migliorare. Siamo solo più strutturati e più forti. Si conferma l'impegno anche sull'altro fronte, perché sappiamo la prospettiva qua al Lido di Camaiore, quella di Bussola domani? Sì, noi stiamo lavorando e sai, noi siamo un po' lenti in quelle cose lì, non siamo uno che ci buttiamo, facciamo i salti nel buio, non l'abbiamo nemmeno mai fatto, nemmeno quando era necessario farlo, dall'inizio. Quindi stiamo studiando il caso, stiamo facendo tutti i nostri sopralluoghi, adesso abbiamo fra qualche giorno abbiamo la commissione di vigilanza, quando siamo pronti, si parte bene, sì. Più probabile per il 2019? Per il 2019 sicuramente, però facciamo tutto il possibile, ce la mettiamo tutta per vedere se riusciamo a fare qualcosa per il 2018. Cambiamo argomento, differenzia e vinci, un concorso per incentivare la raccolta differenziata. Incentivare la corretta raccolta differenziata anche tramite un concorso a premi. È questa la novità, illustrata nella sede di Sistema Ambiente, dall'assessore all'ambiente Francesco Raspini, il presidente della società Matteo Romani e il direttore Roberto Paolini. L'iniziativa è divisa tra periferia e centro storico. Tra coloro che adotteranno le pratiche virtuose descritte nel bando ne verranno estratte a sorte 16 per 4 estrazioni, 11 utenti della periferia e 5 del centro, che vinceranno uno sconto di 80 euro sulla bolletta dei rifiuti.
Per quanto riguarda il centro, i vincitori verranno estratti tra coloro che si saranno recati a ritirare i sacchetti colorati per il porta a porta o che abbiano utilizzato almeno 30 volte nel bimestre le isole ecologiche a scomparsa. Per quanto riguarda la periferia, invece, tra coloro che avranno utilizzato almeno 2 volte una stazione ecologica o che avranno esposto il bidoncino dell'indifferenziato da 2 a 6 volte nel bimestre. Sono previste estrazioni bimestrali e diciamo tutta la durata partirà dal 1 di febbraio fino al 30 di settembre, quindi copriranno 4 estrazioni bimestrali. Il premio è dato da uno sconto di 80 euro in bolletta che si aggiudicherà chi avrà la fortuna di vincere l'estrazione. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico valido dalla mezzanotte di giovedì fino alla mezzanotte di venerdì 2 febbraio. In particolare nella giornata di venerdì sono previste precipitazioni diffuse con possibilità di temporali sulle province meridionali tra il tardo pomeriggio e la sera e si rivedrà anche la neve fino a quote collinari. Prolungata di altri 170 metri la pista ciclabile sulla Sarzanese a Sant'Anna. Proseguono i lavori per la realizzazione di nuove piste ciclopedonali sul territorio comunale. Il nuovo tratto realizzato è quello compreso tra via Nerici e via Vecchia Pardini a Sant'Anna, per complessivi 170 metri di lunghezza. L'intervento è stato concertato con i cittadini tramite il percorso dei lavori pubblici partecipati ed ha consentito di prolungare ulteriormente la pista ciclopedonale che corre lungo il lato nord della via Sarzanese e che costituisce un importante collegamento tra il quartiere di Sant'Anna e il centro storico cittadino. La pista ciclopedonale sarà oggetto di un ulteriore prolungamento tra via Vecchia Pardini e viale Einaudi grazie agli interventi di riqualificazione complessivi previsti dal PIU di Sant'Anna. L'intervento è costato complessivamente 121.800 euro, comprensivi degli 8 nuovi lampioni che verranno accesi in questi giorni. Ed ora parliamo di sicurezza stradale, torna il progetto nel ricordo di Elisa Pezzini. Conoscere i rischi della strada, le leggi da rispettare e le buone abitudini per viaggiare in sicurezza in auto o sulle 2 ruote. È tornato nelle scuole superiori della Versilia, in collaborazione con la Polizia Stradale, il progetto di educazione stradale intitolato Elisa Pezzini, la giovane studentessa camaiorese scomparsa in un tragico incidente motorino nell'estate del 2015. Mercoledì mattina, nell'auditorium dell'Istituto Galileo Chini di Lido di Camaiore, 4 classi hanno assistito all'incontro con l'ispettore capo della stradale di Lucca, Angelo Chiocca. Cinture, casco, precedenze e soprattutto i rischi di mettersi alla guida con uno smartphone alla mano. Il fattore di rischio oggigiorno è la distrazione, l'utilizzo dei telefonini cellulari che non è più un utilizzo di una telefonata, ma sì il messaggio. Ci sono varie forme che quindi distolgono l'attenzione dalla strada e quindi poi si hanno queste, la causa principale degli incidenti stradali in sostanza. Quindi noi rimarchiamo il fatto, il comportamento, ma in modo particolare l'attenzione alla guida. Noi cerchiamo di parlare ai ragazzi e cerchiamo per fare questo di entrare direttamente in contatto con loro. Infatti anche alla manifestazione, alla conferenza che faremo il 17 di marzo prossimo all'Hotel Dune di Viareggio, alterneremo momenti di tecnica vera e propria con momenti anche di spettacolo e di comunicazione. Negli incontri precedenti gli studenti hanno ricevuto i responsabili del CERT di Viareggio. In programma c'è anche l'intervento di un esperto legale per spiegare i rischi legati al reato di omicidio stradale introdotto 2 anni fa. I ragazzi in generale in questo momento hanno bisogno di sapere quali sono le problematiche a cui vanno incontro guidando sotto l'effetto di o alcolici o farmaci in generale o sostanze, quindi questo è un bellissimo progetto. La scuola deve fare queste cose, deve fare informazione e formazione. A San Luca arriva la musica in sala parto. Musica rilassante, romantica, ma anche rock, perché no? Da ora in avanti le partorienti all'ospedale San Luca, se vorranno, potranno ascoltare i loro brani preferiti durante i difficili momenti del travaglio e anche dopo. Nei giorni scorsi è stato installato nelle sale parto del San Luca e anche nella sala operatoria dedicata un nuovo impianto di filodiffusione, grazie ad una donazione della ditta Meditech.
una dotazione già in uso in vari ospedali italiani e che mira a far sentire le neomamme più a loro agio nell'ambiente ospedaliero. La musica contribuisce a ridurre il dolore anche nel travaglio del parto e quindi è uno stimolo molto positivo. La musica contribuisce a liberare le endorfine, se possiamo usare questa espressione, sono un po' gli ormoni del piacere, le sostanze del piacere, quindi la liberazione di endorfine nelle condizioni piacevoli che viviamo bene attenuano il dolore e quindi anche in un momento come questo possono contribuire in maniera non farmacologica, in maniera molto naturale, a creare quelle condizioni e quelle disponibilità in cui la donna si accinge ad affrontare il parto. La musicoterapia va ad aggiungersi alle altre dotazioni presenti nel blocco parto dell'ospedale Lucchese, dove nel 2017 sono nati 1001 bambini. Il blocco è dotato di 5 sale parto, di cui una per il travaglio in acqua. Il punto nascita offre diverse modalità di gestione del dolore ed è garantita la parto analgesia gratuita nelle 24 ore, 7 giorni su 7. Bene, con questo servizio si chiude anche la prima parte del TG Noi. Ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.